Annalisa svela il rapporto con Tananai, stiamo bene insieme, e spiega perché. La cantante in un'intervista a cuore aperto parla anche del collega con cui porta in giro per l'Italia il tormentone Storie Brevi e racconta cosa c'è, davvero, tra loro. Due sfornatori seriali di tormentoni, ma anche due animali da palcoscenico che sanno coniugare con abilità talento musicale e presenza scenica. Insieme? Sono una bomba. Parliamo di Annalisa e Tananai che questa estate si sono messi in società per tirare fuori una delle canzoni più ballate, cantate, ascoltate della stagione, l'orecchiabilissima, ovviamente, Storie Brevi. La canzone è la storia di una coppia che coltiva la sua relazione e le loro esibizioni sui palchi di tutta Italia, anche quelli ripresi dalla TV, come nel caso di Team Sam e Hits e di Battiti Live hanno letteralmente fatto impazzire i fan, soprattutto grazie a un feeling che risultava evidente. Tanto che, i soliti pettegoli, hanno riempito velocemente i social di illazioni e fantasie che li vedevano coppia non solo sul palco. A chiarire le cose, ora arriva una lunga intervista rilasciata da Annalisa a Vanity Fair in cui parla, tra le altre cose, anche del feeling, innegabile con il giovane collega milanese. La cantante ligure ha quindi svelato quale sia il segreto di questa intesa così evidente a chi li osserva, un segreto che risiede nel loro rapporto privato. Io e Tananai. Al di là della cifra artistica, secondo me sovrapponibile, siamo proprio amici, persone che stanno bene insieme, ha infatti raccontato Annalisa alla rivista. Questo non significa che nella musica funzioni sempre così, bisogna sapersi coltivare i propri spazi, i propri rapporti. Insomma, secondo la cantante, anche in un ambiente competitivo come la musica, ci sarebbe, con la buona volontà, la possibilità di costruire relazioni genuine e amicizie vere come quella che la lega al collega di Storie Brevi? Assolutamente sì, come in qualsiasi altro lavoro, spiega relativamente a questa possibilità? Chiaramente non è facile. Perché spesso quando siamo a riposo viviamo in posti lontani, ma ci si sente spesso per questioni che non sono di lavoro. E quando ci vediamo in contesti non professionali, le assicuro, non parliamo di lavoro. C'è spazio, ecco, per amicizie vere, vanno coltivate. Il segreto di un'alchimia potente che ha fatto sognare tanti fan e quindi in una bella amicizia che lega Annalisa e Tananai, e chi sperava in qualcos'altro può tranquillamente mettersi l'anima in pace. Anche perché il cuore della cantante è saldamente legato a quello del marito Francesco, un manager che non vedremo mai sul palco con lei, in quanto allergico a gossip e riflettori ma che, come racconta Annalisa, ha i suoi concerti. Insieme ai suoi genitori c'è sempre.